Salve amici appassionati di Football Manager, qui come sempre c'è Mike94, ovviamente Football Manager Italia. Siamo qui nello Football Manager 2017 per l'episodio conclusivo della serie I migliori Wonderkids o Giovinazzi su Football Manager 2017. Appunto andremo a parlare degli attaccanti centrali o delle prime punte. In più ragazzi, allora non so bene se già la settimana prossima inizieremo con una delle serie di cui già vi ho parlato, oppure dedicheremo un po' più di tempo, almeno per una o due settimane, al Chievo. Sono un po' indeciso perché il campionato col Chievo sta finendo e quindi a breve ci sarà il periodo del mercato. Il periodo del mercato mi ruba veramente tanto tanto tempo. Infatti a volte fra lunedì e mercoledì, giorni in cui io posto i video, non ho proprio il tempo materiale per fare nuovi acquisti. Quindi quello che vi chiedo è: vi farebbe piacere vedere qualche video in più sul mercato col Chievo? Quindi semmai non per forza un video dove io vado a elencarvi i giocatori che ho acquistato, ma semmai andiamo a vedere più nel dettaglio io cosa faccio nel momento in cui appunto si apre il calciomercato, quindi la visione dei vari giocatori, la decisione del giocatore migliore per quel determinato ruolo, la decisione delle cessioni. Quindi non dico proprio un mercato live perché è impossibile da fare, ma semmai cercherò di rendervi un po' più partecipi e sceglieremo insieme cosa è meglio per il nostro Chievo. Come sempre è impossibile accontentare tutti, ma la maggior parte sì. Fatemi sapere quindi cosa ne pensate di ciò, e detto questo andiamo subito a bomba a vedere la lista. Il primo è Eggesen, giocatore del Werder Bremen, stranamente sta nella squadra riserva, dico stranamente perché secondo me potrebbe giocare in una squadra di media classifica, anche alta, come riserva senza troppi problemi, è potenzialmente molto molto forte. Già attualmente comunque non è male, si può anche prendere in prestito il primo anno. L'unico difetto è che il Werder Bremen chiede 80 milioni, un po' troppi per questo giocatore, almeno attualmente. Il secondo è Penaranda, giocatore dell'Udinese che è in prestito al Watford, anche se sappiamo che fanno parte della stessa famiglia, Watford, Udinese e Granada. È già attualmente molto valido, si può comprare con circa 16 milioni, ve lo consiglio perché potenzialmente anche lui è fenomenale. Passando per l'Inghilterra troviamo Brad Woodburn, un giocatore molto interessante sia per il potenziale e soprattutto per il costo, circa un milione, o meglio un milione preciso. Sicuramente non può giocare in Serie A, ma nemmeno in Serie B. Va preso e o fatto giocare con l'Under 18 o mandato in prestito in Serie C, se non addirittura serie inferiori. È un giocatore comunque non per il momento valido, ma diventerà veramente fenomenale, appunto a 5 stelle potenziale, quindi veramente tanta tanta roba. Anche lui, Moiskin, un altro giocatore fortissimo potenzialmente, già più pronto rispetto al precedente, quindi secondo me in Serie C, anche in Serie B può giocare senza troppi problemi. Anche lui si prende con veramente pochi spicci, 1,3 milioni, veramente ve lo consiglio fortemente. Poi nella realtà ha anche già esordito in Serie A, quindi si parla molto bene di lui, soprattutto per il futuro, ovviamente. Poi c'è Facundo Colidio, giocatore anche lui molto interessante per il potenziale, anche se costa un po' di più, circa 8 milioni. Quindi se fra i tre vi consiglio ovviamente i primi due, visto che comunque il prezzo è molto molto più basso. Poi c'è Lautaro Martinez, giocatore comunque già più pronto, dal grandissimo potenziale, dal prezzo comunque molto basso, si può prendere con circa 2 milioni e sicuramente vi trovate già un giocatore che in una squadra di media classifica può giocare da titolare o anche riserva senza alcun tipo di problema. Poi c'è Iheanacho, giocatore che oramai conosciamo tutti, già dall'anno scorso si parla molto bene di lui, è stato uno degli acquisti più fatti su FIFA 16, ma praticamente tutti l'hanno comprato, e comunque è molto molto valido anche qui su Football Manager, molto forte sia attualmente che per il potenziale, ha una sola e grandissima pecca: il costo. Il Manchester City chiede solo e esclusivamente 150 milioni, veramente due spicci. Andando in Spagna, più precisamente Real Madrid, troviamo Sergio Diaz, un giocatore comunque già attualmente molto valido, che potenzialmente è fenomenale, di certo non può fare la prima punta di peso, più falso 9, seconda punta trequartista. Diciamo che l'unica pecca è il costo, perché chiedono circa 28 milioni. Franco Sosa, anche lui di certo non può giocare come centravanti, secondo me è assurdo, perché non c'ha né l'altezza, né il colpo di testa, né la massima elevazione, ma come il precedente, secondo me può diventare un'ottima seconda punta, un ottimo falso 9, e in più costa veramente pochissimo, 900.000 euro, anche se è meno forte attualmente, quindi sicuramente va girato in prestito in una squadra di Serie B. Poi c'è Embolo, giocatore appena acquistato dallo Schalke 04, giocatore che conosciamo tutti oramai da un paio di anni. Diciamo che già attualmente è fortissimo, diventerà ancora di più, ma costa 100 milioni e per il momento non vale proprio la pena. Poi c'è
Santos Borré o Bor, come preferite chiamarlo, giocatore già attualmente molto valido, diventerà ancora più forte, quindi ve lo consiglio fortemente, anche se in prestito all'Atletico Madrid, ma potete già comprarlo con circa 12 milioni. Sicuramente vale la pena perché è molto molto forte. Un altro talento che veramente conosciamo tutti è Rashford, è veramente molto molto valido, non c'è nulla da dire su di lui, è potenzialmente fenomenale, già adesso è molto molto forte, infatti il valore è altissimo secondo me, e in più il Manchester chiede solo ed esclusivamente 150 milioni, proprio due spicci. Diciamo che per il momento non vale tutta questa spesa. Sicuramente diventerà uno degli attaccanti più forti, ma spendere così 150 milioni per me è una follia. Poi c'è Villalibre, giocatore dell'Atletico Bilbao, giocatore che già attualmente scarso non è, ma diventerà veramente fenomenale. E diciamo che la cosa positiva è che si può comprare con 8 milioni e mezzo, che è il suo prezzo minimo, se non sbaglio, mi dico sempre cifra minima per rescissione, ecco. Non imparerò mai a dirlo, comunque la cifra minima per la rescissione è di 8 milioni e mezzo, non troppo per un attaccante che comunque diventerà molto molto forte. Poi c'è Ünal, anche lui giocatore molto valido, sia nel presente ma ancora di più nel futuro, si può prendere con circa 20-25 milioni e potrebbe giocare già in una squadra di media classifica, ma è in prestito, quindi sicuramente il primo anno non lo potete prendere. Poi c'è Dosberg, o come preferite chiamarlo, è un giocatore che già attualmente è molto forte, diventerà ancora più forte nel potenziale, se ne parla anche molto bene nella realtà, quindi sicuramente da visionare. L'unico problema è che per il momento l'Ajax giustamente chiede 20 milioni. Sono tantini, però sicuramente diventerà fenomenale, come anche Ariel Fantoni. Adesso non è proprio fortissimo, ma lo diventerà. Sicuramente in una squadra di Serie B può giocare senza troppi problemi, sicuramente non può fare il giocatore, il fulcro del gioco, l'attaccante di peso perché è 1,65 m, però sicuramente come falso 9, come seconda punta, ancora di più come trequartista può veramente dire la sua, poi si prende con solo 1 milione, quindi ve lo consiglio fortemente. Kuki, un altro fenomeno che stavo prendendo al Chievo, solo che alla fine già eravamo pieni zeppi di attaccanti, avevamo già comunque tanta gente lì davanti, poi giustamente chiedeva un ingaggio non proprio bassissimo, quindi non l'ho preso, però a voi ve lo consiglio fortemente, può giocare sia come prima punta che come trequartista, anche come laterale, secondo me lo può fare senza troppi problemi, si può prendere con solo 850 mila euro, quindi assolutamente attaccante da prendere, e avrebbe preferito il Chievo al Malaga, quindi sicuramente facilmente acquistabile. Poi c'è Ze Gomes, anche lui attaccante molto molto valido, sia attualmente che in futuro come potenziale, si può prendere con circa 20 milioni, di certo non sono due spicci, ma è sicuramente un giocatore da visionare per il futuro. Come anche Borja Mayoral, attaccante che anche l'anno scorso era abbastanza forte, soprattutto per il potenziale, in prestito dal Real Madrid, lo potreste già acquistare con 40 milioni, sicuramente sono tanti per il momento per lui, quindi sicuramente da visionare e poi decidere se acquistarlo o meno, soprattutto se il prezzo scende. Poi c'è Maximiliano Romero, un altro giocatore molto molto interessante, un altro giocatore dall'ottimo potenziale, un altro giocatore che in una squadra di media classifica può giocare senza troppi problemi come riserva, anche titolare in una squadra di bassa, poi si prende con circa 3 milioni, quindi ve lo consiglio fortemente. Poi c'è André Silva, giocatore del Porto, giocatore che anche l'anno scorso era veramente molto molto forte. Qua adesso è veramente un fenomeno, proprio per questo il Porto non vuole nemmeno trattare. E quindi secondo me sui 40, 50, 60 milioni, non di più e non di meno, però veramente questo è già un attaccante fortissimo che ha soli 20 anni, quindi diventerà ancora più fenomenale. Poi c'è Munir, giocatore del Valencia, giocatore che anche lui difficilmente si può trattare, anche perché è in prestito dal Barcellona, quindi c'è anche il diritto di riscatto a 12 milioni, proprio per questo non si può trattare, però anche lui è da visionare perché diventerà fenomenale. Sto facendo un sacco di rime senza senso, però sti cazzi. Poi c'è Luka Jovic, anche l'anno scorso ne abbiamo parlato, anche lui l'anno scorso era fenomenale, ugualmente quest'anno è molto molto valido potenzialmente, si può prendere con soli 40 milioni. Quindi non so, è molto forte, certo, però il prezzo non è dei più bassi. Poi
Poi c'è Buitnik o Buitnik, non so come cacchio si chiama. Comunque giocatore del Vitesse, giocatore che si può prendere con soli 625.000 euro, ne vale assolutamente la pena. Anche lui fa parte dei giocatori bassi che possono fare falso 9, seconda punta, quello che vi pare. Ve lo consiglio fortemente, soprattutto per il potenziale. E infine c'è Umar Sadik, che non si può comprare subito perché mi pare che c'è il diritto di riscatto a 4 milioni per il Bologna, ma anche lui è un giocatore da tenere sott'occhio perché diventerà fortissimo. In più, raga, non vi parlo di questi altri giocatori perché comunque già abbiamo parlato di tanti giocatori. Quello che vi posso dire è che sono tutti molto validi e sono tutti giocatori che si possono comprare con meno di 1 milione di euro, quindi veramente tanta roba. Anche qui, raga, ce n'è per tutti i gusti, ci sono i carissimi, ci sono giocatori già fortissimi che si possono prendere con non troppi soldi e ci sono i giocatori che veramente tutti possono comprare. Quindi spero che anche questa lista vi sia piaciuta, spero che anche questo video vi sia piaciuto. Come sempre, a bomba con i like, a bomba con i commenti, fatemi sapere appunto se c'è qualche altro giocatore che non ho messo in questa lista e che poteva essere inserito. Fatemi sapere per la faccenda Chievo se volete vedere un mercato più approfondito. E niente, raga, spero, ripeto, che questa serie vi sia stata utile e che vi sia piaciuta. Veramente grazie a tutti voi, grazie a quelli che l'hanno seguita con passione, entusiasmo e che hanno messo i like, che hanno commentato, che hanno condiviso. Veramente grazie, continuate a farlo. E come sempre, un saluto a Mac 94, ovviamente Football Manager Italia. Ciao ragazzi e grazie ancora.